Il presidente della regione Vincenzo De Luca Benevento ha elogiato l'organizzazione della campagna vaccinale e l'operato dei vertici di ASL Sannite e azienda ospedaliera San Pio. Nel Sannio infatti il 75% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid. Particolare questo che ha fatto crollare il numero di nuovi positivi. Attualmente si attende infatti la negativizzazione degli ultimi 250 contagiati, tutti in buone condizioni di salute. A Benevento, città e provincia, abbiamo avuto una campagna di vaccinazione davvero molto importante, di grande efficacia. Decidere di vaccinare i luoghi di lavoro è stata una scelta della regione diversa da quella nazionale. Ha avuto un grande successo, abbiamo vaccinato qui 10.000 lavoratori, lavoratrici. Il governatore De Luca poi annuncia la campagna di vaccinazione di massa per riprendere in sicurezza l'attività didattica in presenza. Tutti gli studenti devono vaccinarsi anche a costo di aprire in ritardo le scuole. Ha rimarcato il numero uno di Palazzo Santa Lucia. Noi partiremo a settembre con le scuole aperte. E se non vacciniamo le ragazze e i ragazzi avremo problemi seri. In ogni caso, dall'ultima settimana di agosto fino al 15 settembre, se sarà necessario al 20 settembre, allunghiamo il periodo di ferie scolastiche, dobbiamo vaccinare tutti gli studenti se vogliamo stare tranquilli.